Via le mascherine all'aperto anche in Abruzzo da oggi. Attenzione però, bisogna sempre averla con sé e metterla anche all'aperto in caso di assembramenti. Se non si può rispettare la distanza interpersonale, resta l'obbligo nei luoghi chiusi, centri commerciali, negozi, locali pubblici, sui mezzi di trasporto, nei bar e nei ristoranti. Si può toglierla solo quando si è al tavolo o durante la consumazione. Nel nostro mini sondaggio tra i cittadini ci sono opinioni contrastanti. Oggi, primo giorno senza mascherina all'aperto, tranne eccezioni, però lei continua ad indossarla. Un'ulteriore sicurezza sia per me che per qualcun altro potrebbe essere. Cosa ne pensa? Lei è favorevole a questa decisione? Ognuno, assumendosi le proprie responsabilità, potrebbe rendere conto se indossarlo o meno. Notiamo che lei è senza mascherina. Come ha preso questa decisione? Come una liberazione, finalmente siamo tolti questa maschera che ci ha veramente condizionati per tanti mesi. Ma ce l'ha con sé. Ce l'ho nella tasca. Sì, sono contenta e occorre anche insomma un po' dare la libertà alle persone di tornare alla vita, ecco, a vivere. Voi le portate? Sì, mi sembra comportamento normale, ecco. Però se uno si vuole tutelare, perché ormai ci siamo abituati, ovviamente sono alcune situazioni in cui col caldo può essere un po' più disagevole, però tutto sommato non è un grossissimo sacrificio per tutelarci. Non pochi poi hanno risposto che essendo vaccinati possono non indossare la protezione, c'è poca chiarezza in tal senso. È bene ricordare che la vaccinazione è preziosa, ma che anche chi è vaccinato, seppur in una piccola percentuale, in maniera più blanda, dicono gli esperti, si può infettare. E dunque contagiare gli altri. Sì, è un bel giorno finalmente, anche perché io sono pure vaccinata, quindi insomma questo obbligo della mascherina lo sentivo necessario ma pesante. Però gli esperti dicono che anche chi è vaccinato deve comunque stare attento. Io sto attentissima, sono vaccinata perché insegno, quindi figuriamoci se non sono stata attenta. Una buona cosa, è Siamo meglio. vaccinati, Siamo tutti e vaccinati due. tutti e due. Sì, Lavarsi i mani e quando c'è molta gente, mettere il mascherino, l'abbiamo? Ma a dir vero non c'era l'obbligo nemmeno prima, perché in realtà c'era l'obbligo di averla sempre con sé e utilizzarla solo qualora non si fosse potuto mantenere il distanziamento. Ora hanno solo cambiato così, con un esercizio di stile, l'ordine delle parole. Io l'ho calata perché sto gustando il sigaro. Altrimenti le indosserebbe? Altrimenti la indosserei senz'altro, anche perché con la variante non siamo ancora sicuri e quindi è meglio un po' di precauzione in più che in meno. Se il governo ha ritenuto opportuno decidere che è il momento che si può togliere, allora sì, se no si mette la mascherina. Come vede questa decisione di non rendere più obbligatoria la mascherina all'aperto? Non c'è stato mai l'obbligo, però, ripeto ancora, meglio indossarla. È diventata un'abitudine quasi. Però Brusaferro è stato chiaro, se dovesse saltare fuori un minimo di aumento di contagio, si torna alle mascherine, cioè ce le abbiamo qui, non le abbiamo ancora posate del tutto e secondo me non le poseremo nel tempo.